Aiutatemi, bambini. Ecco, metto tutto a posto. Wow, che entrata d'effetto! Un attimo, Glopixie. Avete mica detto che a voi serve il nostro aiuto? Ciao! Chi è quel tesorino lì? La principessa Ellie! È per lei che ci serve aiuto! Proprio così! Anche la principessa vive nel luccicabosco, ma stanotte c'è stata una bufera! Quindi ci sono rami ovunque! È un disastro! Speravamo che Ellie potesse giocare qui con te e i bambini, mentre noi andiamo a dare una pulita! Certo! Cosa ne dite? Ci divertiremo! No! Forza, principessa Ellie! Qui ci sono le sue cose! Il ciuccio, la sua tazzina e il piattino! Grazie, Charlie! Torneremo presto! Forza, Ellie! Giochiamo! Una pixie mi ha rivelato che qualcuno ama le fragole. Una per Tilly e a te, Lulu. Tranquillo, Teo, ce n'è anche per te. Oh, Tilly! Non preoccuparti, la trovo io. Ah-ha, presa! Ecco qua, Tilly. Ok, ok. Tu prendi questa qui e ne prenderò un'altra anche per Ellie. Sei gentile a condividere, Tilly. Immagino sia stata colpa mia. Tilly, non si lancia il cibo. Ehi, Glopixie. Ellie si è divertita un mondo oggi. Oh no, è ora di tornare a casa, Ellie. Non piangere, principessa. Puoi tornare qui a giocare quando vuoi. Adesso andiamo a salutare i bambini. Avete visto, vero? Ellie è mica cresciuta. Ok,
Dici, Teo, a che cosa vorresti giocare? Oh, una favola! Ancora un'ottima idea, Teo! Va bene, non piangete! Sentite, sono certa che questa camera sia grande abbastanza per tre giochi diversi! È vero! Ne sono sicurissima! Carta, forbici, sasso! Tantissimo carta, forbici e sasso! Tira! Go Pixie! Aiuto! Pare che i biscotti debbano attendere! Vogliono giocare a tre giochi diversi! È un pasticcio! Gotham, mettilo giù! Avremo bisogno di una magia di alto livello stavolta! Forza, Pixie! Ci sia un modo per giocare tutti quanti insieme, ma prima avremo bisogno di alcuni costumi. Fossero tutti molto diversi tra loro, si divertivano sempre un mondo insieme. Un giorno il terrificante cane spaziale tentò di rubare il loro pettine magico. Gordon, no! Mettilo giù! Beh, missione compiuta, direi! E vissero per sempre felici e contenti. Volte manterrai fresco il sedere dei tuoi figli.
Chi avrebbe mai pensato che dei pannolini così belli ed eco-friendly potessero puzzare così tanto? Per lavarli. Credo che sia ora di provare qualcosa di nuovo. È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve fare. Ah, bella, eh? Oh, avanti, fa ridere. Sporco lavoro! C'era una volta un orsacchiotto di nome Ted. Ormai Ted era troppo grande per i pannolini. Ed era ora che iniziasse a indossare mutande come gli orsacchiotti adulti e facesse pipì e popò in un vasino. Fu così che un giorno, dopo colazione, Ted provò una sensazione alla pancia. Proprio così, Lulu. Ted doveva fare popò, ma invece di farla nelle sue mutande nuove, usò il vasino. Vai, Ted, fai la popò! Vai, Ted, fai la pipì! Ora, chi vuole essere come Ted? Lì, devi fare la papà. Lulu, fai la pipì nel vasino. Ops, scusa, Lulu. Papà nel vasino, Teo! Vai, Ted! Fai la po'! Vai, Ted! Fai la pi! Proprio sicuro che non si possa fare nulla per questa puzza. Tocca a te, Tilly. Vediamo quel ginocchio. Oh, sembra doloroso, Tilly. Sei molto coraggiosa. Non è rotto, ma vediamo. Ecco, dovrebbe andare meglio. Non dimentichiamoci la medicina. Ok, Lulu, mostrami il gomito.
acciaio, Jamie. Deve fare davvero male, Lulu. Posso dare un'occhiata? Ti ci vorrà un po' di tempo per riprenderti, Lulu. Ecco, credo di conoscere qualcosa che può aiutare. Credo che in quanto a Boo abbiamo dato oggi, non è vero? Sì, certo! Cioè, no, davvero? Ma sono d'accordo! Basta, Boo! Oh, guarda come siete coraggiosi! Bendati, incerottati e fasciati! E nonostante tutto, sorridete! Vedete, la Boo non dura per sempre! E lo sapete qual è la cura migliore contro la Boo? Glowpixie, credo sia ora di volare via. Già, come ieri. Fiori porta. No, cattivo cane, tornate qui. Andate a giocare fuori, cattivi! Beh, pare che la dottoressa Charlie abbia qualche paziente in più oggi! Vero, bambini? Brillante.
farcela! Ancora un ultimo sforzo! Dai, vai, dai! Oh, è così carina! Quello che le serve adesso è un nome! Chiamiamola Brillina! Di voler lasciare il letto di Eddie sul pavimento, Lulu. Gioco. Ci sono! Quasi! Se serve aiuto! Lo Pixies! Aiuto! A Charlie serve aiuto! Portale lieto cuore! Ehi, Charlie! Cosa succede? Forse ho capito. Gordon ha preso Eddie. È l'orsacchiotto preferito di Lulu. Ma Gordon è difficile da prendere. Pensa che sia un gioco. Stai tranquilla, Lulu. A questo cucciolone serve un po' di riposo. Oh, mi è venuta un'idea. Gioco! Queste magiche bolle soporifere dovrebbero aiutarlo a fare un po' di nanna. Missione compiuta! Oh no! È troppo tardi! Aspetta! Posso rimediare! Che te ne pare? Eddie! Perfetto! Ora Gordon non potrà più arrivarci e Lulu... Da oggi ricordati di non lasciare le tue cose sul pavimento e di rimetterle sempre al loro posto. Usare il vasino a partire da oggi. Questo è un vasino. Da adesso, per fare pipì o popò, vi siederete qui,
facile. Ok, quindi dovete andare sul vasino. Ok, lo rivedremo un'altra volta. Sienna, è un ricevimento davvero magnifico! No, Tilly, sul vasino! Sì, e la torta è spettacolare! Oh, grazie mille, mie carissime amiche e compagne Pixie! Avanti, bambini, potete farcela! Dovete usare il... tre pannolini sparchi! Glow Pixie! Ho bisogno di aiuto! Scappiamo! Presto! Ma cos'è questa puzza? Ho bisogno di aiuto, Glow Pixie! Voglio insegnare ai bambini a usare il vasino, ma non sta funzionando! Ho notato! Bolle antiodore! Oh, ottima pensata, Gigi! Ma non c'è tempo da perdere! Forza, Glow Pixie! Cambiamo questi pannolini! Stai indietro! Materiale nocivo! Dovete andare sul vasino. Tilly, ce l'hai fatta! Hai usato il vasino! Stai andando benissimo, tesoro! Forza, piccola! Sì! Brava, Tilly! Comportatevi bene, ok? Certo, staranno bene, Charlie. Sta tranquilla. Ciao, bambini. Ciao, Glow Pixie. Ciao. E ora si balla! Siamo piccoli, ma le nostre mosse infiammano ogni festa! Adesso balliamo tutti insieme, dai! Battiamo le mani al ritmo! Un bel ballo, bellissimissimo! Oh.
Cherry, ho ristretto i bambini! Cosa facciamo? Cherry tornerà dalla lezione di danza a breve! Non temete, li riporteremo alla normalità in un battibaleno! Oh, quando avremo scoperto dove sono finiti! Bambini! 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 Devono essere da qualche parte! Si mette male! Charlie sarà qui a momenti! Bambini? Bambini? Pixie, calmiamoci un attimo! Forse ci serve un piano! Hai ragione! Ma quale? Non mi viene in mente nulla! Qualcuno? Aiuto! Non ora, Gordon! Dobbiamo trovare i bambini! Credo che Gordon sappia dove siano! Gordon stava solo tentando di dircelo! Gordon, sei un vero tesoro! Ehi, bambini! Sono tornata! Dobbiamo rimediare! Subito! Ma che cosa succede qui? Niente! Bene, semplice festicciola! Giusto, bambini? Guardate qui, bambini! Sei molto premurosa, ma per ora non ho bisogno delle tue cure, Lulu. Se non si riesce alla prima, bisogna continuare a provare, giusto? Pensavo che in porta ci sarebbe finito il pallone, non io! Grazie, Tilly. Questa è la volta buona. E permettere alla tua ala di guarire, ok? Te l'ho detto, sto bene! Papi! Sienna, Gigi, state bene! Oh, è una mia impressione! Oh, quella sembrava la voce di Tilly! Non saprei! Non mi pare di star sentendo nulla! Quel grido era decisamente di Tilly! Dovremmo muoverci! Sammy, no! La tua ala! Tu devi riposare, Sammy! Me ne occupo io questa volta! Fiori in porta! Charlie! Charlie! Ci senti? Gigi! Sei tu! Ehi, ehi! Vai piano, Charlie! Dobbiamo assicurarci che tu non ti sia fatta male! Dottoressa Lulu? Oh!
niente, mi sono fatta male all'ala poco fa ed è un po' dolorante. Oh, grazie, Lulu. Va molto meglio. Forza, Charlie! Aia. Se alla prima non si riesce, si deve provare e riprovare. Adesso ci vorrebbe proprio un abbraccio! Un abbraccio! Prenderlo proprio un cane. Non so che cosa fare. Glow Pixie, aiuto! Oh no, mi sembrate tanto tristi. Ci penso io. Ecco, va. Glow Pixie, aiuto! Ehi, fermi! Credo che il tuo giardino abbia proprio ragione. Dobbiamo muoverci. Ti aiuteremo a recuperare i fiori, Sienna. Ma adesso dobbiamo aiutare Charlie. Forza, andiamo! Va tutto bene? No! Il nostro cane arriverà oggi. Ma non sono più sicura che dovremmo averne uno. Non abbiamo preparato nulla. Un cagnolino richiede molto lavoro, ma non preoccuparti, Charlie, ti aiutiamo noi. Tutto ciò che vi serve è solo un po' di pratica. A un cane servono poche cose per essere sano e felice, vero, bello? Ciò che gli serve è della buona pappa. Uno spazio sicuro e dei bei giocattoli tutti suoi. Ha bisogno di molto amore e tante coccole. E tanto riposo. Ho scordato
aiuto i pennelli e torno subito. Ta-da! Una bella pulita. Molto meglio adesso, eh? Ah, ma che disastro! Voi bambini sì che sapete come creare disordine. Rimettiamo a posto! Mettiamo questi ovetti dentro a quello grande e saremo pronte per la caccia alle uova. Al tre! Uffa! Ma vi avevo appena lavati! Uno! C'è troppo disordine qui! Due! Slow Pixie! Aiuto! Ormai dovremmo aspettarcelo! Sembra che Charlie abbia bisogno di noi! Dobbiamo liberarci! Avanti, Glow Pixie! Dobbiamo andare! Fiori in porta! È come se le uova e la vernice si fossero mescolate formando una colla! Ci siamo! Preso! Caccia o non caccia, ho trovato le uova! Questa stanza è un vero disastro! Volevo organizzare una caccia alle uova, ma i bambini le hanno trovate prima che le nascondessi. Sta tranquilla, so come risolvere il problema. Altre uova, eh? Aspetta, ho avuto un'idea. Portale lieto cuore, apriti! Gigi, Siena, bendate i bambini, per favore. E anche Charlie. Ok, la grande caccia può avere inizio. Prendete un cestino e trovate tutte le uova. Teo, no! Potrei farci l'abitudine.